Salvatore Brindisi, attaccante della Vultur. Innanzitutto, un gol, quel tuo che permette alla Vultur di firmare il primo triplete storico per la formazione bianconera. Sì, sono molto contento per il gol decisivo che ho fatto oggi, sinceramente, anche se il merito comunque va condiviso sempre con tutta la squadra che mi ha messo comunque nelle condizioni di segnare questo gol decisivo. Siamo contenti perché è un traguardo che ci eravamo prefissati dopo la vittoria del campionato, siccome abbiamo saputo che era la prima volta che si faceva questa Supercoppa, ci tenevamo veramente tanto ad essere la prima squadra a vincerla. Ha parlato l'allenatore del Real Senise, ha detto che la Vultur esprime un calcio moderno, infatti si è visto scambi nello stretto, molta affinità anche tra i giocatori che di solito compongono il terzetto alle tue spalle. Quindi immagino sia bello avere comunque tutti questi giocatori che ti permettono di andare spesso al tiro, quindi di creare diverse azioni da gol. Sì, sicuramente siamo una squadra forte in tutti i reparti, questo non, cioè comunque non si può negare. Davanti abbiamo molti giocatori che possono fare comunque la differenza da un momento all'altro, ti possono sempre creare la giocata decisiva in una partita difficile, complicata come quella di oggi, perché comunque abbiamo trovato un avversario che stava bene in campo ed era difficile fargli gol, anche se abbiamo sbagliato qualche gol in più, però abbiamo trovato un avversario ostico. È logico che avere giocatori importanti al proprio fianco fa sempre piacere e comunque ti rende tutto un po' più facile. La stagione invece personale di Brindisi, hai raggiunto ampiamente la doppia cifra in campionato, tra l'altro in una squadra che hanno segnato praticamente tutti i giocatori, quasi tutti i giocatori in rosa. E, su questa stagione, per quanto riguarda Salvatore Brindisi, che ne pensi? Ma sicuramente sono contento che ho raggiunto comunque la doppia cifra. Sicuramente ho fatto qualche gol in meno rispetto all'anno scorso, perché complice un po' anche l'infortunio che ho avuto a metà ottobre, che mi ha tenuto un po' lontano dai campi di calcio. Però sinceramente quest'anno era importante il traguardo che dovevamo raggiungere con l'intera squadra. Quindi sinceramente l'obiettivo personale sì, conta, è sempre importante, però quest'anno venivano prima gli obiettivi della squadra e fortunatamente abbiamo raggiunto tutti e tre gli obiettivi che erano a disposizione, quindi penso che meglio di così non poteva andare. Poi a livello personale si sa già che per un attaccante un anno può essere che può fare 20-30 gol e l'altro ne farà un po' di meno, però va sempre così. L'importante comunque è sempre prima la squadra.